In questi giorni abbiamo un paio di documenti, uno che è il piano di ripresa e resilienza e l'altro è la risoluzione, la modifica della legge clima che è stata adesso approvata proprio in Commissione Ambiente, che riguardano tutte e due cosa? La tutela della nostra casa comune, quindi la tutela del nostro ambiente, la lotta al cambiamento climatico, ma allo stesso tempo si occupano anche della ripresa, appunto, che ci sarà di un'Italia che in questo momento sta attraversando un grande momento di crisi, non solo crisi pandemica, ma anche crisi economica e crisi anche dal punto di vista ambientale e sociale. E quindi con il piano di ripresa e resilienza noi abbiamo una serie di azioni combinate, alle quali poi saranno associati una serie di progetti in tutta Italia, per migliorare e portare avanti una sostenibilità di tipo appunto economica, ambientale e sociale. Ad esempio, quando parliamo di transizione ecologica, dobbiamo occuparci delle filiere produttive, dobbiamo cambiare il nostro modo di produrre, dobbiamo avere dei prodotti che siano ecosostenibili, ossia basso impatto ambientale, che significa che devono abbattere il quantitativo di CO2 che noi inviamo in atmosfera, non solo di CO2, ma anche degli altri gas climalteranti. Quindi si parla di rendere più sostenibili la filiera agroalimentare, l'agricoltura in sé in tutte le sue parti e tutte le altre linee di produzione.